che io, allora ci siamo fermati a Milano, sotto la stazione del cosa Milano, sotto la stazione diciamo principale, c'era un posto dove lo davano da dormire, anche da mangiare alla gente che arrivava da tanti posti, no? E allora io non è che camminavo tanto, allora poi lì quello là mi ha preso, no? Come spalla, mi ha portato giù, no? Anche per mangiare, per dare anche delle cose, dei bagli, una cosa o l'altra, no? E allora, che era un tedesco, no? Però parlava un po' l'italiano questo qua. E infatti mi ha detto, io aspettare qua, mi stavo ad aspettarmi, e dopo al mattino abbiamo dormito là e tutto, mi ha preso e ha detto se vogliamo partire col treno o se mi porta direttamente lui. Lui ha detto, no, io portare, no. E infatti mi ha portato a Gallarate, perché mi ha detto dov'è. Sono andato a Gallarate e là è venuto mio zio con la macchina del padrone dove lavorava, mio padre, anche mio zio, no, che lui faceva l'autista. E allora sono venuto a prendermi e sono andato a casa. Là no, c'era la gente che era il primo che arrivava dai campi di sterminio. Allora la gente che era tutti là davanti al portone dove abitavo, no? E allora mi venne con la macchina e mia mamma, che era là, si è quasi spaventata. E io passo a casa a barba lunga, perché qualcosa lì alla casa vuol dire, ma lì stai qua due o tre giorni, facciamo, no, a fuoco, cosa vuol dire? Io mi interessa lì a barba, non c'è potuto dire, no? E allora mi ha visto con la barba, quei capelli lunghi fin qua, perché altri facevano mica niente. Certo. No, qualche volta che passavano, che ti facevano i capelli con la forbice, sì. Ti tagliano i capelli come i ragazzini e bastano. E infatti, no, mi è venuto così. E allora mi dice, mamma, hai visto, sono arrivato. Allora, e lei mi guarda e mi dice, ma chi sei? Non sei mica mio figlio te? Mamma mia, quando che mi ha detto così, ho detto, mia mamma non mi conosce. Eri molto, no, cambiato. Cioè, era come un cuore disgraziato, vero? No, ma lì questo qua è un barbone, l'ho pensato. Ma dai. E allora c'era mio padre, e dopo vedeva che non si muoveva, e allora gli ha detto, ma vieni con me. Ho portato la vicina e fa, ma guarda che questo è tuo figlio, ma io non lo conosco, ma per forza, in quei modi, quando che sarà tutto a posto, vedrai che lo conoscerai. Amico di guarda, mamma, io dico la verità, sono pieno di male e di sogno. Quindi, vedrai che fra qualche giorno o due, che vado a farmi tagliarmi tutti i capelli, mi conoscerai. Ma ad ogni modo, ti do la soddisfazione subito. Quindi, ti ricordi che quando che dovevo partire per la Russia, che sono venuto a casa 48 ore in permesso, e tu quando sono partito mi hai detto, prendi figliolo mio, ho fatto un bel paio di guanti pesanti per quando che vai in Russia, che là la fa molto freddo e vedrai che ti vanno bene. E io gli ho detto, ti ricordi questo che mi hai dato? E guarda che quei guanti, no, quasi quasi, li avevo ancora, soltanto che me li ha fregati. Ho detto, no. E così sono rimasto senza io. Lo credo. Ma sì, mi ricordo. Allora ho detto, ma sei proprio tu. Ma come ti ha conciato, cara mia, voi, le guerre i bambini. Vado fra due giorni che vado a farmi tutto. Allora sì, allora dopo, anche la gente, veniva là, chi con la gallina, che coccolio, facevano festa. Non sapevo che oggi è Dio, sono pieno di fame, ma non come oggi. Cioè, poi c'è la gallina. Enrico, grazie. Il pane? No, avevo ancora quel pezzo di pane.
Allora mia mamma, no, ho detto mamma, ho una cosa da darti, ho un pezzo di pane che una povera donna di 80 passati mi ha dato ed è stata uccisa per questo pezzo di pane, pensa, no? Io dico la verità, non l'ho mai mangiato e sì che avevo fame, ma no, perché mi sembra di mangiare un pezzo di cuore di quella poverina. No, io te la ho a te, fai come ti credi, dammelo, no, vado in chiesa e lo porgo sull'altare, no, come loro, a Dio. E infatti, non so, e dopo il padre mi ha detto... Sì, no. Grazie. È stato così, cara, veramente. Guarda che sono so pronto, so, mi va bene, le lacrime. Falle venire. Sì, no. Pensando a quello che è stato, no. Bisogna provare le cose, no. Vedete? Allora si dice, sì, io era il giorno di Natale, il sottoscritto che aveva fame e sete, no, e c'era la messa che era, c'era il parroco, un parroco che forse tu lo sai chi è questo parroco. Don Fortin. Questo prete. E io mi sembrava, no, quando cantavano le donne, ma lo cantavano. Donne in italiano gli cantavano, e ho detto, Signore, fammi questa grazia, te lo chiedo soltanto ora, se mi dai questa possibilità di vita, io ti sarò sempre riconosciuto. Ho detto, vorrei che mi fai vedere ancora mia mamma e mio padre, sono 4-5 anni che non so più niente, e infatti, cari miei, quando sono venuta a casa, io le ho detto, ecco perché mia mamma le ha detto, è come la riconoscenza verso Dio, che ha dato questo padre.